Beati i misericordiosi. È stata una beatitudine che mi ha sempre fortemente interpellato e che mi continua a interpellare oggi. Che cos'è la misericordia? Che cosa vuol dire essere misericordiosi? Noi generalmente vediamo la misericordia come un esercizio della giustizia, il che non è sbagliato. Una persona che è giusta sa essere anche misericordiosa e una persona misericordiosa sa essere anche giusta. Così noi vediamo normalmente la misericordia, ma la misericordia, vedete, è qualcosa in più. Io direi è un passo avanti. Il Cardinal Mendoza dice che la misericordia è un salto oltre la giustizia. Sì, la misericordia è un salto oltre la giustizia, perché la misericordia, se si va a scoprire la sua etimologia e se ripeschiamo un po' il magistero non solo di Papa Francesco, ma dello stesso Papa Benedetto, dello stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Giovanni Paolo I, Papa Giovanni XXIII, ma ancora dopo Papa Paolo VI e ancora prima tutti gli altri pontefici, noi ci rendiamo conto che la misericordia è, cosa è la misericordia? È un eccesso d'amore. È eccedere nell'amore. E l'amore non ha misura. L'amore non ha interessi. L'amore non mette mai il punto. Perché l'amore travalica sempre la giustizia. E quando la giustizia è travalicata dalla misericordia, sì che si ha la vera giustizia. E non è un caso che Sant'Agostino dice che il modo di fare giustizia da parte di Dio è la sua misericordia. Essere misericordiosi oggi, nella nostra vita, nella nostra società, vuol dire appunto eccedere nell'amore, vuol dire andare oltre, fare il salto oltre la logica del guadagno, dell'interesse e testimoniare e vivere la logica del dono, la logica del donarsi. Esercitare la misericordia oggi, la misericordia evangelica. Esercitare e vivere questa beatitudine vuol dire andare oltre, per esempio, la logica del do ut des, ti do questo perché tu mi possa dare. La logica del tutto deve essere, o meglio, deve avere un prezzo. Vivere la misericordia vuol dire vivere la dimensione della gratuità. Vivere la misericordia vuol dire andare oltre il profitto personale. E concludo con le parole sempre del nostro cardinale Mendoza. La misericordia non è semplicemente dare all'altro quello che merita e così rimanersene tranquilli. La parabola del figlio prodigo ci insegna che la misericordia consiste precisamente nel sorprendere l'altro con un amore che va oltre ogni aspettativa. La misericordia è andare al di là di quanto ci è richiesto, di quanto e di quello che la norma stabilisce. Quindi la misericordia è quell'apertura del cuore che fa sì che l'amore accada, affinché l'amore realmente trionfi. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!